Siracusa, subappalti illegali nella nuova gara dell'ufficio tributi, sindacati, pronto l'esposto in procura. Si dicono indignate e sconcertate le categorie Filcams e CGL Wiltux di Siracusa all'indomani del primo incontro avuto con le aziende riunite nel raggruppamento temporaneo di Impresa, Municipia e Top Network, la quale hanno prospettato quello che i rispettivi segretari delle due categorie Vasquez e Floridia giudicano un massacro occupazionale e reddituale con contorni poco chiari anche da un punto di vista della legittimità dell'assegnazione dell'appalto. Abbiamo assistito nostro malgrado a uno spettacolo terrificante prospettato dalle aziende costituite in raggruppamento, ovvero la Municipio e la Top Network, con l'avallo dell'amministrazione comunale e del dirigente del settore Rosario Pisana. Le aziende in questione, infatti, da un lato minacciano assunzione individuale qualora non si raggiungesse l'accordo con le uniche organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, dall'altro propongono di accettare una ulteriore divisione all'interno del gruppo dei 35 lavoratori del settore entrate e tributi. 19 di questi verrebbero assunti con la Top Network con contratto diverso rispetto a quello che hanno attualmente, con una 14ª mensilità in meno. Le altre 16 persone invece divise in altre cooperative sociali in subappalto con aziende non identificate che applicano contratti totalmente indifferenti dalle attività di mansionario svolte nel settore attributi, ma che ieri comunque erano già presenti al tavolo. Ed è su questo punto che l'istanza sindacale diventa un campanello di allarme di legalità sull'affidamento della gara e su cui le due segreterie stanno in queste ore scrivendo un esposto alla Procura della Repubblica. Quel subappalto è legale ed è necessario alle aziende aggiudicatarie, in quanto loro stesse non hanno il requisito per poter partecipare alla gara. Da qui la semplice domanda: come sono state ammesse queste aziende se lo stesso requisito ha di fatto escluso l'azienda che fin qui ha gestito l'appalto? Non ci fermeremo di fronte ai ricatti della Top Network della Municipia e non avalleremo queste defezioni per coprire la polvere sotto il tappeto messo dal dirigente. Ma non è finita qui. La Top Network, infatti, che adesso gestisce anche servizi informatici del Comune, in virtù della forza dell'aggiudicazione della gara con un ribasso misero, sostiene pubblicamente che in questo appalto riserverà le 6 unità in esubero nell'altro appalto con l'ente del Vermexio, scatenando non solo inutili guerre tra lavoratori, ma anche il dubbio che il Comune sia chiamato nel rischio di impresa della stessa Top Network. Non ci fermeremo finché questa grande porcheria verrà ritirata. Non esiste alcun margine per ricucire la posizione delirante dei soggetti economici e nessuna mediazione può essere intavolata. Questo è il commento finale di Vasquez, Filcams CGL e Floridia Wiltux, che in assemblea con i lavoratori e le lavoratrici hanno confermato lo stato di agitazione e preannunciato nuove iniziative di lotta.